Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con FIFA 15 e il nostro Morecambe. Allora, abbiamo una situazione complicata perché come vedete la nostra squadra è abbastanza affaticata. Tra l'altro Tasi è anche infortunato. Abbiamo una partita, questo Morecambe ha una partita, un impegno ogni mezza giornata, perché calcolando che comunque vanno a pescare, poi è impegnato in ben tre coppe più il campionato, quindi siamo in estrema difficoltà. Comunque proviamo ad andare a fare questa partita di J-Paint Trophy, va bene, risolvi il problema da solo, sì, perché è meglio che facciamo noi. Chi ci possiamo mettere in difesa? Io metterei uno di quelli che se in difesa siamo un po' in difficoltà in realtà, tocca mettere per forza Parker, che è abbastanza scrauzo, ma va bene. Lo mettiamo al posto, chi ci portiamo? Tra l'altro poi sono andato anche in... portiamoci Kumalo, va, terzino sinistro. Sono andato nella... Sì, per il momento va bene così. Nella rosa delle giovanili e ho provato a mandare in prima squadra un paio di giocatori. Adesso vediamo se accetteranno il contratto. Più che altro perché, come detto, in queste fasi siamo un po' in difficoltà. Per quanto la nostra squadra non è che sia... molto forte diciamo a livello di riserve, però comunque tocca andare a cambiare un po' di giocatori perché qua la situazione come detto è abbastanza critica e soprattutto non abbiamo tutti questi ricambi da buttare in campo, dicono, buttare a caso, buttiamo in campo. Facciamoli un po' di cambiamenti, dai. In realtà anche Otsunali ci possiamo portare, lo metto al posto di Rascaita, che comunque è un po' così, e lo facciamo giocare al posto di, per quanto non sia al massimo, comunque Cancelo lo lasciamo. Direi di Kumalo, di buttarlo al posto di Grimaldo, per quanto non sia il top, e facciamo giocare anche Reijnen, lo mettiamo al posto di Bernardeschi. Dobbiamo provare ragazzi con questa, vabbè, io Zivkovic lo lascerei comunque in campo. Che dite? Conviene? Oppure facciamo una cosa, invertiamo i due, vediamo se magari Akpom come centrale possa creare del panico. Per il resto niente di particolare, ci possiamo portare al posto di Neves, magari un centrocampista. Abbiate pazienza, ma dobbiamo fare un po' di modifiche qua e là perché... ma sono anche tutti un po'... Portiamoci questo, va, che già è scarso di suo, poi... Lo mettiamo in panchina. Dai, ci proviamo questa partita di Coppa con una mezza squadra di riserva. Poi, come detto, pian piano cercheremo di acquistare qualcuno. Però credo che dobbiamo aspettare la fine della stagione. Più che altro perché? Perché al momento non avevamo molti soldi da investire nel mercato. Quindi ci è toccato... Andiamo con possesso palla e offensiva come sempre. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Buono il dai e vai. È buono mica tanto il dai e vai, perché per farci un po' la mano, perché come dico sempre gioco, vabbè, lo vedete che gioco raramente a FIFA. Vai là. Cazzo. Ottima la copertura. Attenzione. Poi in questi giorni fa anche un leggerissimo caldo, quindi registrare non è neanche semplice. A parte che in questo periodo non ci sono molto, come avevo già accennato. Infatti siamo poi in una fase, cazzo, di transizione. Poi c'è fuori gioco, è tutto fermo e se ne stava andando verso la porta. Che senso, non è vero, cioè erano ripartiti dal vantaggio, no? Ah, ma l'andata, ok, non avevo visto che all'andata avevamo vinto 3-0. Attenzione, quindi possiamo andare molto sciocco. Ho fatto una cazzata. Qualcuno di voi me l'ha anche detto di ricontrollare in generale quando facciamo le partite di coppa come era andata all'andata, così possiamo diciamo far riposare un po' di giocatori se l'andata era andata molto bene. In questo caso, ad esempio, che avevamo vinto 3-0, potevamo effettivamente cambiare un po' tutti. Ci potevamo mettere Mullin, però vabbè. Occhio al movimento dei compagni. Visto che comunque abbiamo un'altra partita tra un paio di giorni, credo, perché questa era l'infrasettimanale, poi c'è il campionato, poi non lo so se altre coppe. Ci dobbiamo preparare benissimo. Ah, è fuori gioco, è fuori... Oh,
Ma non è fuori gioco? Perfetto il cross. Scusate, ma la scelta di tempo. Abbiate pazienza. Ha dovuto solo metterci non lo so. La testa. No, forse no. Il rintorio nel suo colpo. Cioè, di vabbè, testa. Non ha fischiato. Per forza no, la Zivkovic. Zivkovic è un po' stanco, è un po' stanco. Buono l'appoggio. Attenzione. Si prova ad insinuare, ma non ce la fa. Ho cambiato un po' fascia. Cambiate un po' fascia, almeno. Vai Kumalo, non è vero. Kumalo è un po'... Parker è il nostro sostituto difensore. Vai che li abbiamo fatti allontanare un po'. Se riusciamo anche a rubarci la palla sarebbe il top, perfetto. Dagliela così, dagliela così. Ottimo tiki-taka. E ci prova di esterno, grandissimo Zivkovic. Grande Zivkovic. Sì, sì. Guarda là, esterno. Con l'incrocio bravissimo. Siamo di nuovo in parità. Grazie al gol. Ok, il totale siamo 4-1. Quindi possiamo giocare con un po' di tranquillità rispetto a quello che immaginavo. Non avevo visto per niente il risultato dell'andata, poi a memoria non ricorderò mai. Occhio, occhio al cross, l'ho detto io. Occhio al cross, spazza tutto, spazza di nuovo di testa. Conquistano un buon pallone al centrocampo. So che conquistano un buon pallone, ma noi ce lo ridiamo questo buon pallone e lo diamo a Akpom, che con la sua prepotenza se ne va e tira una mina. Ma sì, sì, ci proviamo. Anche perché sapete qual è il fatto? Che quando poi Akpom non è velocissimo. Adesso è riuscito a fare un po' un dribbling abbozzato, però lì ci avrebbero sicuramente ripreso. Poi quando ti si attaccano alla maglia è difficile riuscire a tirare. Quindi Akpom, che ha un buon tiro dalla distanza, lo utilizziamo per provare qualche mina, qualche botta da panico. Anche se nessuno batte il nostro Cancelo, però attenzione, di piede non è proprio il massimo. Vai così. Però quando prende palla, vai così. Botta di Akpom. Troppo botta, doveva farlo più preciso. Però sapete qual è il fatto? Che io non utilizzo, non sto più utilizzando, perché prima l'ho sempre utilizzato, il tiro di precisione. Ma ho visto che i nostri sono così scarsi che andavano solamente a tirare piano, ma non precisi. Quindi ho detto, vabbè, sti cazzi, a questo punto provo a tirare delle fiocinate in porta. E sti gran cazzi. Siamo in difficoltà, attenzione. Grande così. Portiere. Ma sei ubriaco. Che finisce in angolo. Ecco qui ancora il replay del gol di prima. Dai che il secondo tempo cambiamo un po' di giocatori. Facciamo riposare un po' Zivkovic. Ottima lettura difensiva. Oh, giovane, lascia sta cazzo di palla. Vai Zivkovic, l'ultimo sforzo, l'ultimo sforzo. Siamo tutti con te. No, no, cazzo. Dice che può bastare. Ma l'arbitro è un po' figlio di troia, perché ha fermato in questa una situazione prima del genere. Nessuna delle due squadre è riuscita. Cambio, a cambio, Zivkovic. Riposati un pochino e ci mettiamo. Una giocata individuale. Vabbè, Benzia ci dobbiamo mettere, anche se in realtà possiamo provare a fare un'altra cosa, a cambiare direttamente modulo. Tendo un 4-5-1. Lo so, in corsa è un po' una cosa così, ma noi ci proviamo. Questi perché me li hai invertiti così, mi scusi, eh? Reginen qui. Azog lo lasci da quel lato. Metti Uzunali qui. E poi andrei a mettere questo. Lo buttiamo qui. E chi possiamo togliere? Dai, mettiamo Agassi qui. Proviamoci, dai, con questo schema. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Tanto per far riposare un po' di giocatori. Approfittiamo che siamo questa partita che abbiamo un buon vantaggio, magari un centrocampo a 5 potrebbe. Bello molto fisico per il possesso di palla.
Attenzione, Akpom ci ha provato di sfondamento, ma riesce a resistere alla carica. Mamma mia, Sarri comunque, che difensore. Occhio. Vai, vai. Numeri. Attenzione. E questo era quello scarso, quello con 46 di parametro, diciamo, medio. Media dei parametri. Grande così, Reggio. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Grande filtrantone per Akpom, che stordisce l'avversario. Ha spazio per tirare. Porca Hanno troia. Perso una buona occasione per portarsi in vantaggio. Vabbè, era anche di sinistro. Ci può stare, dai, ci può stare. Ha fatto un buon numero Akpom. Dai, portiere, non ci far perdere tempo. Noi, per quanto siamo in vantaggio, comunque andiamo sempre all'attacco. Situazione abbastanza evidente di offside. Come se non ci fosse un domani. Sempre e comunque. Eccolo qui. Nuovo entrato. Palla che perde palla. Perché stavo cercando di temporeggiare. Solo che il suo controllo palla è quello che è. Quindi dai, Sarri, che tu sei un difensore di contro cazzi. Dai che lo porto all'esterno. Grande Sar. Un muro. Riprovaci a correre in modo abusivo. Vabbè, dalla. Vai Agassi. Vai l'1-2. Cazzo. Vabbè, col controllo palla siamo in difficoltà, ma li stiamo mettendo in difficoltà. Che cazzo fai? Ma scusa, io ho premuto l'analogico verso destra, non verso sinistra. Buon uomo. C'è stato un opposto, proprio. Ha fatto l'opposto di quello che gli ho detto. Vabbè. Dai, portiere, sappiamo che da perdere tempo, ma c'è un appuntamento, il portiere, quindi vuole che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno stancarsi il meno possibile, evidentemente. Cerca la sovrapposizione. Attenzione. Occhio al suo movimento. Attenzione. Offside, tutto fermo. Sì. Ha tirato una mina sulla traversa. Vai Parker. Attenzione, Akpom di prepotenza. Squadra ospite che sta per è così. Reichen comunque era partito bene, Reichen. Poi non lo so che cazzo è successo, ma si è impallato. Vai così. Crossala bene. E cazzo. Attenzione, meno male che abbiamo il centrocampo a 5, che non c'è il centrocampo, c'è solo difesa. Vai Kumalo. C'è il recupero del pallone. Aspettato il recupero di Sarri, grandissimo. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Attenzione, ci provano, ma il nostro portiere è vigile, sicura. Vigile e veloce. Vigile, veloce e sportiveggiante. Vai, scattate un po'. Azog. Azog però. Capito che vuoi fare il numero, ma ci vuole un po' di sportiveggianza per fare questi numeri. Tutti vogliono vincere. Grande la partita, Reichen, non è vero. Chiodata sulla parità. Sì, ma la parità dipende dai punti di vista, perché noi oppela andiamo dalla nostra l'andata. Grande così, Reichen. Ma perché? Non lo so. Ancora 300 secondi alla fine della gara. A livello gara. Di direzionalità fanno un po' come cazzo gli pare. Grande recupero, splendida. Arbitro, togli di dal cazzo. Chiave della gara. Palla intercettata. Non so se fuori gioco, ma grande cazzo. Intervento. A Sara, perché sei andato indietro? Là dovevi andare di testa. Puttana Eva. Ci sono metri a disposizione. Non so che ci sono metri a disposizione, no, c'è il nostro portiere, via. Bella cacata. Troppa fretta. Spazza come se non ci fosse un domani. Spetta il pericolo. Guarda Akpom. Cazzo, là dovevamo tirare una mina da centrocampo, che secondo me 3 minuti di recupero. Attenzione, fa dei numeri anche. Dalla subito ad Akpom che ci tira. Vabbè, ha fermato Akpom, ma ora era gol. Ecco l'arbitro che fischia a fine della gara. Ok. Quindi era una semifinale, presumibilmente. Ci ha detto che c'è solo un'altra partita. Non lo so.
Ma cazzo, una dietro l'altra, bro. Neanche un giorno di riposo. Ma scusate, non è normale questa cosa. Guarda qua come stanno messi. Ci hanno dato 20.000. Beh, guarda. Ci compriamo le reti nuove per il peschereccio. Motiviamo il Morecambe, ma il problema è che adesso abbiamo delle serie difficoltà perché siamo nell'FA Cup. E non ha recuperato nessuno. Andiamo a vedere un attimo il calendario perché, ragazzi, qua la situazione si complica. Cioè, dai, non si può mettere una partita attaccata all'altra. Ma un minimo di criterio in questo calendario. Mettetemela la settimana successiva, no? Vabbè, poi ci saltiamo, tra virgolette, la partita di campionato, la facciamo proprio abbozzata. Ma qua avevamo ripetizione. Come ripetizione? Come mai? Ce l'avevano già rimandata. No, era questa qua la partita. Ah, era finita 0-0. Quindi la dobbiamo rigiocare perché era finita 0-0 quel pareggio. Sì, e ce la fai rigiocare adesso che non possiamo sfoggiare la nostra miglior squadra. E vabbè, ragazzi, ci proviamo. Che dobbiamo fare con quello che ci abbiamo? Già avevamo pareggiato con la squadra titolare. Figuratevi adesso che devo togliere praticamente tutti perché. Ci metto un terzino destro perché non è che ho. Ta è ancora infortunato. Porca troia. McGowan. Ma McGowan forse era quello che correva di più. Quindi lo posso mettere anche qui. Ci togliamo Cancelo. E ci mettiamo l'altro terzino. Abbiamo solo terzini al momento da mettere in squadra. Perfetto. Poi. Terzino sinistro Das Grimaldo ha recuperato un pochino, quindi va bene. Togliamo Reichnen. Ci dobbiamo portare Galindo. Mettiamo al posto di Azog. Poi forse anche Mullin perché la situazione qui Egasi non sta bene. Akpom neanche. Qua la situazione è complicata, ragazzi. È molto complicata. Togliamo Akpom. Zicovic però è troppo malconcio per poter giocare. Esterno sinistro Malura. Dobbiamo farlo giocare al posto di Paluli. E poi sono cazzi. Vabbè, dai, quegli altri magari li facciamo giocare ugualmente. Perché, come detto, non è che abbiamo tutta questa scelta. Posso portarmi Mijarano che magari buttiamo al posto di Bernardeschi in corsa. Parker anche sta morendo, quindi già è scarso di suo. Se magari abbiamo un qualunque cosa, un terzino sinistro va bene. Ok, una formazione più abbozzata di questa credo non potevamo farla, ma purtroppo sta di fatto che non abbiamo tutta questa possibilità. Zivkovic. Non lo so, Mullin non ce la farà mai. Vabbè, dai, proviamoci così, ragazzi. Anche se non è al massimo Zicovic, anzi, tutt'altro, però. Ci proviamo questa FA Cup che abbiamo dovuto ripetere la partita. Direttamente, in una settimana abbiamo 3 partite, di cui una dietro l'altra, che non mi sembra normale come programmazione. Vabbè, come fa? Abbiamo C'è il fischio possesso palla, dell'arbitro, comincia dunque leggermente l'incontro. offensiva. E attenzione, Benzia se ne va subito. Si avvicina all'area. Attenzione, Benzia ci ha provato, ma Zicovic non correre perché non ce la fai. Quindi dobbiamo fare un po' più di possesso palla, cercando di giocare meglio la palla senza. La parola, questi non ce la fanno neanche vedere la palla. Occhio. Attenzione. Benzia. Benzia ci prova. Eh Palla che termina sì, ci dobbiamo lontanissima provare. dalla porta, difesa dal portiere. Sarà difficile, ma questo Morecambe non si arrende. Anche senza forze. Poi il campionato, vabbè, sacrifichiamo quella partita, Spezzato ragazzi. bene Ci qui il mettiamo gioco proprio avversario, hanno recuperato palla nella zona le mediana del campo. riserve, ma. Non possiamo fare moltissimo. E c'è subito Meglio questo così. intervento No, di non lì. Pallone. Oh, è giovane, ma che cazzo fai? Non era qua. Stavano. Fai furbi. Occhio. Portiere, mi raccomando. Attenzione, comandiamo il portiere. Ci proviamo. Punizione interessante, Grande. portiere Non mai utilizzato il prontissimo portiere. qui. Quindi abbiamo rischiato tantissimo. Meno male che ha tirato. Non.
proprio al meglio. State a ammazzare il giocatore, maledetti. Vai Bernardeschi. Bernardeschi però è lento, è quello il problema. Però è un buon tiro. Quando inseritevi, cazzo, buttatecela una gamba, no? Attenzione alla ripartenza, grande così. Sì, però sono scivolato che va a buon fine. Fuori, sarà fallo laterale. Nostra, giovane, fa i numeri. Dai, veloce. Arbitro, ha visto qualcosa? Ma che cazzo ha visto l'arbitro? Non ci vede, non è... L'unica soluzione è quella. Un paio di occhiali. Provaci, aia. Dopo un buon intervento. Benzia, attenzione Benzia. Grande Benzia, vai così. Scatta come se non ci fosse un domani. Rientra. Cazzo vai, Benzia, mannaggia la puttana di Eva. Comunque non è possibile giocare dove cazzo gli pare, eh. Un po' ha evitato l'avversario, ma... Vai Bernardeschi, piano, piano. Bene così, più o meno. Sarà una partita tesissima, secondo me, perché... noi al momento abbiamo dei giocatori che, come detto, dovremmo sostituire a breve e quindi dobbiamo cercare di sfruttarli al momento, come Zivkovic, Benzia, che sono gli unici titolari tra virgolette decenti in attacco. Direi anche che conviene sfruttare la cosa subito, così. Attenzione, non ce la fa più. Ma dai Benzia, mannaggia la puttana, 20 metri di corsa hai fatto, stai per vomitare, ma che cazzo è? Questo che forse alcune volte tiro prima, perché? Perché questi non riescono a correre neanche per 15 metri, quindi tira e sti gran cazzo, non tira Benzia. Benzia è il primo ad essere sostituito, sta già rompendo i coglioni. Lo so che ci sta provando, ma ci sta provando malissimo. Guarda quell'altro che dà la palla all'avversario. Riconquista il pallone. Benzia è quello che si è fatto vedere di più, ma è quello che ha creato anche più panico. Certo, si può dire, se hai occasioni puoi sbagliare, però... no, Zivkovic non ce la fa. Provato, ma occhio. Vai con raddoppio. Benzia, sei un figlio di puttana, te lo dico in amicizia. Invece di andare a raddoppiare mi ha fermato Bernardeschi, che stava cercando di recuperare il pallone. Dimmi tu. Un altro... Attenzione, troppi errori questo muore gambe. Troppi errori e poche energie. Quindi, vabbè che cosa è anche collegata, perché giustamente se sono stanchi non è che riescono a fare dei numeri. Però Benzia tira, perché almeno è tutto facile qui per il portiere. Un calcio d'angolo forse va bene. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Mi dire che poi dovremmo ripetere la partita un'altra volta, perché non mi sembra il caso, piuttosto perdiamo, non ci facciamo qualcosa. Zivkovic non ce la fa proprio più. Non sono riusciti a concretizzare. No, Bernardeschi. Togliamo Zivkovic e mettiamo... Guarda, faccio così, metto Weiss e inverto questi. Che Weiss comunque scatta un po', quindi potrebbe andar bene. Vediamo se Benzia... Si parte con il secondo tempo. Al centro riesce a creare qualche occasione in più. Ma gli sta la sua precisione. Ne dubito, attenzione Weiss. Dai subito la palla, non è vero, perché è rimbalzata abusivamente. Attenzione, siamo... Insomma, abbiamo più un giocatore come Zivkovic, che comunque anche se è un po' stanco può fare la differenza. Non tantissimo, perché è un giocatore di velocità, quindi se non ce la fa a correre... Attenzione Weiss! C'è la puttana, vai così! Weiss, non ti fa riprendere! Grande Weiss! Vattene Weiss! Weiss! Pericolo! Mamma mia, sportiveggianza. Ok, buona azione, pessima realizzazione. Proviamoci. Attenzione al contropiede felino di questi avversari. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari.
interrompono bene l'azione allentando, e spazzala pure perché non è che siamo propriamente affidabili in fase difensiva, eh. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Ce la faremo a segnare? Non lo so. No, cazzo. Provaci così. No, fuori gioco era, se la davamo. Deve essere avanzato un po' troppo. Attenzione Benzia. Benzia c'è un movimento che è di una lentezza imbarazzante. Porca troia. Tocco di ritorno. Sono certi giocatori che... Vabbè, io a FIFA ormai sono abituato a giocare con una qualità di giocatori che è quella che è. Non saprei neanche cosa significherebbe giocare con un Barcellona, un Real Madrid, boh. Anche perché non ho mai fatto neanche partite amichevoli con questi FIFA così, quindi non ne ho la più pallida idea. Ho sempre giocato con questi giocatori che fanno questi passaggi. Occhio all'uno contro uno. Immaginatevi la mia esperienza. Arriva in sovrapposizione di FIFA. Vabbè, prima o poi faremo anche qualche campionato. C'hanno impallato. Bella cacata, portiere, bella cacata. Vabbè. Ed ecco dunque. E la prima coppa è andata. No, è impossibile. Cioè, questi un'occasione hanno avuto. Noi non riusciremo mai a segnare. A parte che. Lo so che noi non ci arrendiamo facilmente, ma. Era una bella occasione questa. Cazzo. Che peccato, Piera. Un'occasione d'oro. L'occasione d'oro sta ceppa. Mi sa che è andata. Cioè un tiro in porta l'hanno fatto loro o sbaglio? Occhio al tiro. Provaci. Trattiene. Occhio alla possibilità. Mamma mia, cazzo. Vai Bernardeschi. Potrebbe aver perso lucidità. Ma che perso lucidità? Bernardeschi sa esattamente cosa sta facendo, più o meno. Sono sotto nel punteggio nonostante il maggior numero di tiri in porta. Lo so, ma che cazzo fa? Il calcio non paga. Su, cerca la. Eccolo lì, Benzia. Grande così. Pareggio importantissimo di Benzia. Attenzione, questi ce la fanno ripetere la terza volta sta cazzo di partita, lo dico io. Oh, non è vero, perché se facciamo così in ambito difensivo. Subito. Benzia, perché non scatti? Ho messo ultra offensiva la puttana di Eva. Oh, guarda quello che si è attaccata la maglia. I mortacci sua. Bernardeschi tira. Grande Bernardeschi. Nonostante io abbia caricato prima dell'arrivo della palla, ma lui l'ha voluta stoppare. L'ha quasi persa e poi ha fatto un gollone. Grande così. Però quello si era attaccato la maglia abusivamente. Guarda la Bernardeschi invece di tirare, che fa sti numeri. Ma va bene, va bene. Grande Moregambe che ribalta il risultato. Vai così. Davvero esausto. Lo so che noi in realtà qualche altra modifica in campo la possiamo fare, eh. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore. Arbitro, non fa cazzate, eh. Aspettate, aspettate, ragazzi, che c'è qualcuno che sta morendo. Sono tanti che stanno morendo in realtà, quindi mettiamo questo e togliamo anche Neves. Sì, no, noi andiamo sempre con l'attaccante, anche se il centrocampo è importante, ma noi l'attacco deve essere. Prova il tiro. Attenzione, ha ammazzato anche un nostro giocatore, ma Ilmaz. Okay. Attenzione. C'è tensione sugli spalti per il nostro Moregambe. Vai così, riparti Veis, riparti, noi non ci arrendiamo. Così. Oppela, guarda che numeri Bernardeschi, nonostante la stanchezza. Attenzione che il portiere può sbagliare, eh? Può sbagliare benissimo. Attenzione, cazzo. Vabbè, grande Moregambe, grande Moregambe, 2-1 il recupero, quando sembrava ormai finita. Ok, stavolta non ce la fanno ripetere, si spera. FA Cup, siamo andati avanti, ci sono altre tre squadre quindi che sono passate, quindi siamo anche verso le fasi finali, eh. Ok, perfetto ragazzi, a questo punto io direi che ci possiamo salutare qui. Ho un contratto accettato.
Berzel, ci siamo portati, partita spostata, va bene, premio torneo 90.000. Berzel ha accettato il contratto, andiamo a vedere chi è sto Berzel, era un giovane ragazzi, però come detto vedete che siamo in difficoltà estrema con la nostra squadra. Berzel non era sto gran campione, però aveva un buon potenziale tra quelli che avevamo, per il momento fa cagare però, eh. Sì, direi di sì. Va bene, comunque ragazzi, noi ci vediamo. Difesa però ci può stare. Ci vediamo con il prossimo episodio di FIFA 15. Mi raccomando che sempre commentate, fatemi sapere la vostra e al prossimo appuntamento. Un saluto a tutti da Quel Taleale.